Cos'è questo? Un cubo. L'ho chiesto a te. Per una volta che ha risposto. Bene. No. Tu cosa hai risposto? Un cubo. E invece no. Sono tre rombi. Sai cosa sono i rombi? Quello è un rombo, questo è un rombo e questo è un quadrato. Cioè, sono due rombi e un quadrato. Perché tu hai detto che è un cubo? Ma glielo lasciate per la mano. La volete lasciare? Ma che? Per una volta. No, per carità, no, tanto è divertente, no? Perché poi quando tocca a voi. Poi perché hai detto che è un cubo? Guardate che la sua perplessità è importante, eh? È importante la sua perplessità. Perché vedo l'altezza e la larghezza e... cioè... E? L'altezza, la larghezza e la profondità? Tutte e tre. Ma te vuoi star zitto? Tutte e tre le dimensioni, sì. Allora, guardate che è importante questa cosa. Seguitemi bene invece che dare la risposta. Seguitemi bene perché è importante. Lo so che a livello razionale avete capito tutti, ma dovete capire nel cuore, per quello che vi faccio due... Vale così. Cosa ha detto lei? Vedo la larghezza, l'altezza e la profondità, non ha detto così? Ma dove sono? La profondità dov'è? Ma dov'è la profondità? Capite che non c'è. Siamo noi che la vediamo. Allora perché? Perché a livello evolutivo noi siamo adesso a un punto in cui siamo consapevoli delle tre dimensioni. Ed è praticamente impossibile tornare indietro. È impossibile tornare indietro. Certo, questo è uno scherzetto, è chiaro che è uno scherzetto, si sa che è un disegno, però quello che voglio dire, cosa voglio dire? Perché prima vi dicevo, guardatemi piatto, ed era difficile, ho fatto un'immagine piatta e anche quella la vedete, non che con la profondità, capite? Guarda che questa è proprio piatta, la vedi, è proprio piatta. Ed anche quella, quindi figuratevi se vedete me piatto. Non è difficilissimo vedere le cose piatte, bisognerebbe ritornare a uno stato di coscienza antecedente. Volendo vi potrei anche mandare lì, ma chi se ne frega, quando mi avete anche visto piatto chi se ne frega, però è possibile vedere il mondo piatto, perché c'è stato un certo punto nella crescita evolutiva in cui gli esseri umani, le anime all'interno degli esseri umani vedevano il mondo piatto. Prima i Giotto per esempio non c'era prospettiva, quella era piatta, capito? Vedevano il mondo piatto, diciamo, ma vedevano la terra piatta, ma come non si accorgevano che era rotonda, se ne accorgono tutti, adesso se ne accorgono tutti. E sapete com'è la cosa, ve l'ho già detto, la terra non è neanche sferica. Hai capito? Dai, dimmi, cosa volevi dire col tuo gesto? Che è una sfera schiacciata. È un cubo, mi hai chiesto. No. Io con voi bisogna avere una pazienza. Allora, questa è una terra piatta. Gli ho fatto un po' di bordo, ma proprio. Questa è l'Italia. Va bene? La Terra era così, poi da un certo punto evolutivo in poi la Terra è diventata sferica. Quando intendo sferica lo so che ai poli c'è un po' schiacciatina. Cioè, non è una sfera, un po'. Non avete capito? La Terra non è una sfera, ma non nel senso che è un po' schiacciatina. È che non è neanche una sfera. Cioè, allora, qui la Terra era piatta, le persone la vedevano piatta. Poi è arrivato qualcuno che aveva un'apertura di coscienza tale per cui quell'anima si è incarnata e aveva dei sensi sviluppati per percepire le tre dimensioni. Ha guardato la Terra e ha detto: ma la Terra non è piatta. E gli altri gli hanno fatto così. Perché? Perché gli altri la vedevano piatta, invece lui la vedeva sferica. E adesso, se io vi dico che la Terra non è sferica, cosa succede? Mi dice un po' i poli. No, poi i poli è sempre questo, capisci? Siamo sempre in questo campo qua, nel campo delle tre dimensioni. Quando noi incominceremo ad aprire la nostra vista sulle quattro dimensioni, allora vedremo altre cose che adesso è inutile star qua perché non è l'argomento di oggi. Quello che voglio dire è che quindi, quando voi riuscite ad entrare
in armonia, in sintonia con l'altro e a guardare con quattro occhi, aumenta, tutto aumenta di una dimensione. Si entra nella quarta dimensione, che però si può dire sì, è come se tu guardassi così, però non è proprio, ma noi non è questo l'argomento, è quello che vi voglio dire. Io sto parlando di Dio, mi interessa parlare di Dio, non della quarta dimensione. Allora, cosa voglio dire? Allora, ritorniamo, facciamo un passo indietro. Se voi avete capito bene questa cosa, quando fate l'esercizio vi guardate negli occhi, se non vedete, percepite niente, non è un problema, perché l'esercizio non è quello di percepire per forza, è quello di rendersi conto che se non si percepisce è perché non si è in uno stato di innamoramento. Va bene? Detto questo, lo stato di innamoramento non garantisce una visione quadrimensionale per adesso. Però per entrare in uno sguardo quadrimensionale occorre l'amore. Ci siamo, cosa voglio dire? Cioè, per entrare nel futuro occorre l'amore. L'amore espande le nostre percezioni. Detto questo, innamorarsi una volta o due non significa che... Però se voi state attenti quando siete innamorati, invece che siete lì come dei bambi fessi a guardare l'altro come se fosse che... Se state attenti quando siete innamorati, vi accorgerete che la vostra vista incomincia a diventare quadrimensionale. Quindi voi percepite delle cose che anche l'altro percepisce. Perché sto dicendo tutto questo? Ma è molto semplice. Perché se questa cosa accade così, quindi qua siamo 2, 3, 4, va bene? Perché non dovremmo andare avanti all'infinito? 10, 20, 1000, 1 milione? Perché no? Solamente perché è qualcosa che va al di là della nostra immaginazione, che non riusciamo a vedere, a capire, che facciamo già fatica a capire la quadrimensionalità. Se volete vi faccio tutto un... ma l'ho già fatto, ci sono già le cassette sulle quattro dimensioni. Si può, vi posso portare a vedere delle cose in quattro dimensioni. Perché allora se si passa da 2 a 3 a 4 non si può passare a 10.000, 100.000? Certo, non ho la minima idea di cosa si vede, di cosa si prova, non ho la minima idea, certo, non so neanche la quarta, più o meno. Però, perché no? Beh, semplicemente, ecco chi è il padre. Il padre è qualcuno che ha 10 miliardi di occhi. E che quando vede, non vede 5 miliardi di scene. Capite? 10, 5, gli occhi, 2 occhi. Poi c'è qualcuno mi dirà, ma se c'è qualcuno che è orbo, dovresti fare un numero dispari. Cioè, mi fate proprio impazzire. Avete capito cosa voglio dire? 10 miliardi di occhi, 5 miliardi di persone. Voi dite, ma caspita, allora Dio vede 5 miliardi di scene. No, vede una scena sola. Proprio come... Certo dovete fare uno sforzo di comprensione, però è importante questa cosa. È importante che ve la capiate, perché poi adesso andate fuori e fate l'esercizio fuori. Capito? Dio è quell'affare. Sono io che sto guardando voi. E siete voi che state guardando me, capito? E Dio percepisce il contatto tra il vostro sedere e la seggiola in questo preciso istante, e percepisce questo gesto di questo dito contro la mia guancia, e percepisce contemporaneamente tutte queste cose. Non è difficile, non è difficile, perché semplicemente anche voi state facendo questo. Beh, sarà solo 2 occhi, no? Sarà a livello minimo. D'altra parte non è che nella scala evolutiva sono proprio molto meglio delle zanzare, voglio dire. Non è che sapete che quali sono le mosche che hanno 10.000 occhi, eh? E loro cosa fanno? Pensate che le mosche vedano 10.000 scene, sapete tutti quegli occhietti, non so quanti sono, sapete tutti quei pip 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 pip, e che ne vedono nei film, quando fanno vedere negli occhi di una mosca, fanno vedere, mettono il caleidoscopio, no? Con tanti pezzettini, avete mai visto? Che bello lavorare con voi, come siete partecipi, cioè. Manco il film La Mosca avete visto. Vabbè. Io sì. Okay. Capito? Non è che si vedano 30.000 cose, se ne vede una, perché l'anima fa l'insieme, percepisce l'insieme di queste cose. Avete capito cosa voglio dire? Ecco Dio cosa fa in questo momento. In questo momento Dio è qua in piedi, che si sta sforzando di dire chi è. C'è Dio dentro di me che dice, adesso devo trovare una definizione un po' migliore di quelle bestialità che dice. E quello va dentro di me. In questo linguaggio abbiamo un modo di esprimerci che forse ci avvicina a questo concetto. Diciamo un deserto, un oceano. Ci riferiamo in realtà a miliardi di gocce o miliardi di granelli.
visione d'insieme che ha sicuramente Dio nei nostri confronti è un deserto. Beh. Cioè, niente, riesce chiarissimo. A distinguere anche il vestito granello. Chiarissimo. Però è un deserto. Benissimo. Capito? Lo capite? Anche solo a livello intellettuale non fa niente, però è importante. Cioè, quando vi chiederanno chi è Dio, cosa fa Dio, dite, potete dire, lo so, quando sono innamorato lo percepisco, quando non sono innamorato lo posso spiegare. Capito? Cosa fa Dio in questo momento? Non ce l'ho con te, eh? Sì. Sì. Sempre scegliere qualcun altro. Ma dai, che è facile, non fate impressionare. Cosa fa Dio in questo momento? Sì? Chiedilo a lui, non lo so. Lo sto chiedendo a lui. Lo sto proprio chiedendo a lui. Sta pensando. A che cosa? A cosa risponderti. Bravissimo. Capito? Anche solo a livello intellettuale non importa, è già qualcosa, eh? Tu sei Dio, in questo istante stai pensando come eliminare definitivamente quello lì che ti fa delle domande. Che sente se stesso, eh? Va bene? Perché comincia a percepire qualcosa? E comincio a pensare più qualcosa attraverso di lei, dice, ma quando è che ti togli dalle scatole? Allora, adesso non so se è l'ora per fare l'esercizio fuori, anche se nel buio più assoluto. Cosa sono i 5 minuti? No, non ho capito. Per fare l'esercizio ancora. C'è il tempo. Ah, 5 minuti di sole, dicevi ancora? Sì, sì, ma non fa niente, se non vedete niente, non importa, andate, voi girate così. Anzi, più c'è buio, se prendete una pianta qui, è il padre anche quello. Il padre è sempre lui. Allora, l'esercizio. Anzi, adesso che siete a posto, vi mettete tranquilli. Stai qua. Tanto, e dunque... direi che adesso so, 10 minuti un po' così vi parlo un po' della cosa da fare fuori e poi direi che finiamo per oggi, so. Poi domani mattina alle 10, eh? Giusto? Dimmi. 9 e mezzo? Sono le 5 adesso? Ma chi mi ha detto che sono le 6 e un quarto? Ah, ma allora no, infatti vi ho chiesto che ora erano apposta, perché no, andiamo avanti, io sto qua, stiamo qua. Dove, chi deve rientrare, che ora deve entrare? C'è problema? Allora va bene. No, ma è per quello che ho chiesto l'orario, pensavo fosse 6 e un quarto. 9 e mezza allora. Va bene? 4 e 10? Dai, va bene. Allora, mettetevi tranquilli, poi non so se vi mando fuori o no, perché poi voglio continuare a lavorare oggi. Semmai facciamo l'esercizio qua dentro. No. Dritti, vai dritti, su. Attaccatevi qui. Dritti, Padre nostro è una preghiera che insegna a stare dritti, dentro, poi fuori, oh, un po' di mal di schiena, un po' di reumatismi, però il Padre nostro è una preghiera che allinea, è come mettere la spina in una presa, il Padre nostro è verticale, vedremo in questi giorni come il Padre nostro sia un massaggio della colonna vertebrale. Un qualcosa che ci spinge, ci stimola verso l'alto, quindi anche semplicemente quando prendete una posizione cercate di stare il più dritti possibile, perché anche la postura ha la sua importanza, senza esagerare, insomma, però.